Ecco, governatore, questa pandemia non ci lascia. Siamo ad un anno perché insomma siamo alle soglie del mese di marzo. Anche ecco, il vostro settore, tutte le pubbliche assistenze hanno dato un contributo enorme, insomma, da questo punto di vista. La generosità degli aretini non manca, ecco, nonostante tutto, nonostante il periodo così difficile. Noi siamo stati, come sappiamo, in prima linea, nel senso che tutti i Covid li abbiamo trasportati noi come associazione, tutte e tre l'associazione, tutte le associazioni, quindi cose che facciamo servizio di trasporto sanitario. E le difficoltà sono tante, però naturalmente abbiamo sempre necessità di automezzi. Il mezzo che ci hanno donato è il pulmino per trasporto disabile e per trasporti non abili. Mentre questa volta, diciamo così, che forse è l'unica volta, è la prima volta quindi che compriamo da noi l'autoambulanza. C'era la necessità quindi urgente di cambiare, perché naturalmente gli automezzi si usurano, di cambiare automezzi, quindi siamo stati costretti di prendere subito questa macchina e sarà dato anche un altro pulmino, perché sono due quelli che i venti sociali hanno fatto, quindi i cittadini hanno fatto, quindi sarà dato anche un altro pulmino. Quindi nel mese di aprile facciamo questo, rinnoviamo un pochino il nostro parco macchine perché c'è la necessità, che i chilometri sono tanti e quindi ci sono fermate due automezzi, quindi siamo stati costretti a prendere questi mezzi. Io devo ringraziare veramente i cittadini aretini, che sono almeno per quelli che possono e cose, perché naturalmente con questo c'è chi per fortuna ancora lavora, fa qualcosa, ma c'è tanta anche povertà. Noi lo vediamo perché chi si avvicina a noi, quindi chiedendo anche un po' di spesa, e quindi e noi abbiamo sempre fatto, ma da quando è partito, quindi con la pandemia, raccogliamo quindi vivere cose per poi donare a chi ne ha bisogno. Quindi questo è una cosa. Abbiamo anche lanciato un pochino il nostro libro, un pochino sui primi 100 giorni della pandemia, ma non è finita, perché si pensava che allora cosa di terminare, ma speriamo quindi con questi vaccini di essere cosa. Anche noi siamo quasi a completare i vaccini per i nostri volontari soccorritori, ma ancora non l'abbiamo perché appunto arrivando sempre con meno frequenza, insomma non rispettano le cose, anche noi siamo un pochino indietro, però ce la stiamo facendo.